Terracina Gaeta, siamo qui con il presidente Mario Bellalba per commentare non solamente il risultato sportivo, ma ciò che è venuto proprio a margine di questa partita, vale a dire una serie di brutti episodi da parte di ultras terracinesi verso la società e i dirigenti presenti. Allora cominciamo, presidente, si è partiti, si è arrivati allo stadio, cosa è successo dopo qualche minuto? Niente, all'entrata non è successo niente, il tutto è successo dopo che i ragazzi si erano riscaldati e dovevano rientrare negli spogliatoi. Ci siamo ritrovati in campo degli ultras, una decina di ultras che ci intimidivano sia noi dirigenti che ai giocatori, tutto davanti agli occhi dei dirigenti e polizia e carabinieri. Ecco, ma come è potuto succedere una cosa del genere, cioè che dei tifosi riuscissero proprio ad arrivare nell'area riservata in pratica agli atleti, all'ingresso dello spogliatoio? Questo è stato possibile perché è stato aperto un cancello laterale che portava proprio nell'ingresso degli spogliatoi. Che poi c'è stata anche un'altra bella chicca, nel senso che le formazioni in campo annunciate non hanno contemplato quella del Gaeta, ci si è limitati al solo nome di Cuomo. Che cosa in pratica è successo, presidente? Vogliamo ricordare? Sì, vogliamo ricordare anche quest'altro episodio, che per me si dovrebbero vergognare i dirigenti della Terracina, perché non hanno annunciato la formazione del Gaeta, hanno solo annunciato il nome del portiere, che sappiamo benissimo che fino a pochi mesi fa era in forza al Terracina. Che poi ieri c'era anche la presenza del commissario viaggiante, quindi a bordo del pullman del Gaeta, sicuramente avrà annotato tutte queste cose. Speriamo che il commissario abbia annotato il tutto, perché da parte nostra abbiamo solo subito, non abbiamo assolutamente fatto nulla. Quindi. E quindi poi insulti anche alle donne dello staff dirigenziale presenti, insomma. Vabbè, guarda, per gli insulti dei tifosi li posso anche capire, queste sono cose che sappiamo benissimo nel calcio ci stanno. Io ripeto, quello che a noi ha dato più da fastidio è il non voler mettere a posto le cose da parte della dirigenza, anzi ci guardavano tutto quello che facevano i tifosi senza muovere un dito. E poi passiamo all'episodio proprio finale, il pullman che è rimasto in pratica prigioniero nell'area antistante proprio lo stadio, o meglio nello stadio, chiuso nel cancello, prima che le forze dell'ordine dessero il via libera per farlo ripartire verso Gaeta. Sì, volevo prima ribadire un altro episodio dove Di Franco, il giocatore Di Franco del Terracino, ha fatto letteralmente atti intimidatori su tutti, specialmente sul nostro giocatore Gaetano Zingrillo, il quale si era permesso in un'intervista precedente in settimana di dire che noi andremo a Terracina a fare una guerra sportiva. Per lui questa parola guerra sportiva non so che cosa ha voluto significare per Di Franco, ma si è avvicinato con atti proprio intimidatori vicino al nostro giocatore e gli ha detto ma di tutto e di tutto. Ecco, quindi c'è stato anche qualche tesserato da parte del Terracina. Ma sì, ma hanno fatto un po' all'infuori, guarda, penso che il capitano Botta, che a fine partita mi è venuto a salutare, mi ha detto presidente che per me finita la partita è finito tutto, mentre gli altri hanno continuato ancora negli spogliatoi, negli spogliatoi vicino, diciamo, nel corridoio dell'entrata degli spogliatoi non si poteva neanche guardare in faccia una persona che subito veniva aggredito. E quindi c'è un po' di amarezza per quanto... Ma per me è una cosa indescrivibile, cosa che non è assolutamente successa a Gaeta. A Gaeta mi ricordo c'è stato un piccolo screzio nel sottopassaggio, ma cosa che è durato 2 minuti e poi ognuno è potuto stare dove voleva andare, sono usciti dal campo tranquilli tutti, noi no. Noi dopo questi episodi negli spogliatoi, nel campo, eccetera, eccetera, siamo dovuti stare un'ora su un pullman ad aspettare 4 tifosi che stavano là fuori, che non so che cosa volevano fare, che colpa ci davano a noi.
Ecco, comunque, fortuna che poi il risultato sportivo ha prodotto una certa soddisfazione. Il Gaeta ha tenuto testa alla capolista, sebbene fosse rimasto in 10 uomini in pratica per quasi tutto il secondo tempo, per quasi tutta la ripresa. Quindi un Gaeta combattivo, col mordente e diciamo anche con il cuore e l'orgoglio. Sì, i ragazzi poi con questi episodi si sono caricati maggiormente, abbiamo fatto la nostra partita come sappiamo fare, sempre sul campo. Quindi anche quando sono usciti siamo rimasti in 10 e poi per precauzioni nostre abbiamo fatto uscire sia Mirko Di Matteo e come si chiama? Sandu? De Lorenzo. Abbiamo messo in campo sia Simone Leccese che Ottobre. E abbiamo fatto la nostra parte, anzi Ottobre ha sfiorato al 45esimo anche il gol. Ecco, quindi una certa soddisfazione. In pratica, cosa ha detto poi a fine partita a mister Melchion, ai giocatori? Ci siamo complimentati con loro perché siamo stati una squadra unita. Come già avevamo preventivato, noi tutta la settimana ci siamo caricati per questa partita, perché per noi è importante fare risultati per poter stare tranquilli, perché come sappiamo poi il giorno 14 ci sarà delle sentenze della federazione, ci andremo a difendere e quindi vedremo poi cosa succede, quindi dobbiamo incamerare più punti possibili. Comunque una certa fiducia per il futuro, perché è un buon momento veramente per quanto riguarda il Gaeta. Sì, sicuramente abbiamo dei ragazzi che per il futuro ci faranno bene. Grazie Presidente. Grazie.